Come vorrei saper suonare così bene? Comodamente seduto al pianoforte, John sembra dare vita alla musica. Mentre gli accordi acuti suonati dalla mano destra danno maggiore ricchezza alla melodia, gli accordi bassi ben controllati forniscono armonia e profondità. Riempimenti intelligenti e corse delicate, abilmente eseguite, aggiungono scintillio alla musica. Adrian, Brian e Brett l'animano con le loro chitarre elettriche, mentre Steve fornisce il tocco finale con i suoi fantastici toni di sassofono. Una musica così vibrante stimola il pubblico a cantare con gusto e sentimento. Questa musica, arrangiata con gusto e delizia, incoraggia i loro migliori sforzi vocali. Non c'è da stupirsi che qualcuno esclami con invidia: «Ah, se solo sapessi suonare così anch'io!» Ti sei mai sentito così mentre ascoltavi qualcuno che suonava bene? Magari sei arrivato a pensare: «Non potrei mai riuscirci anch'io?» Ma ne sei davvero sicuro? Hai mai provato a imparare a suonare uno strumento musicale? Chi può imparare? Alcune persone hanno una maggiore attitudine naturale rispetto ad altre quando si tratta di musica, ma in realtà chiunque sia in grado di imparare a leggere e scrivere può anche imparare a suonare uno strumento. Prima però devi avere un vero desiderio di suonare uno strumento e fare bella musica. Non può essere una semplice fantasia passeggera. Devi essere pronto a lavorare duramente. Naturalmente, come non tutte le persone diventano ugualmente abili nella lettura e nella scrittura, così non tutti coloro che imparano la musica raggiungeranno lo stesso livello di abilità o capacità di suonare con sentimento ed espressività. Tuttavia, se ti piace ascoltare la musica, imparare a suonare uno strumento può aprirti dimensioni totalmente nuove. La differenza fra suonare e ascoltare è come la differenza tra giocare effettivamente a un gioco o semplicemente essere uno spettatore. Ci sono due approcci per imparare a suonare uno strumento. Il primo riguarda l'apprendimento della lettura della musica e l'esercitarsi facendo le scale. Tuttavia, molti principianti si scoraggiano usando questo metodo. Un metodo alternativo è quello di aiutare lo studente a suonare semplici melodie a orecchio e quindi familiarizzarsi con lo strumento. Questo può incoraggiare lo studente abbastanza da voler imparare la teoria e leggere la musica. Quanti anni hai? Stai per raggiungere? Hai già raggiunto? O hai superato la mezza età? Pensi che, anche se sarebbe bello imparare a suonare uno strumento, sia troppo tardi? È davvero così? La musica può essere padroneggiata solo dai giovani? No! Nella musica, come in tutti gli altri campi di attività, vale l'adagio: non si è mai troppo vecchi per imparare. È vero, i giovani hanno dita agili e menti desiderose che di solito apprendono più velocemente. Ad esempio, Frédéric Chopin, un bambino prodigio, diede il suo primo concerto per pianoforte a 7 anni. Il violinista Yehudi Menuhin si esibì in pubblico per la prima volta a San Francisco a 8 anni. Naturalmente sono eccezioni. Il pianista del nostro racconto iniziale, John, ha iniziato a studiare pianoforte a 8 anni, ma dice: «Devo ammettere che la novità è svanita dopo pochi mesi e solo la fermezza di mia madre mi ha fatto continuare. Ora però sono molto contento che abbia insistito». Naturalmente John non è l'unico che prova avversione per le interminabili lezioni di pratica. Questo è uno dei principali ostacoli che i giovani studenti devono superare, specialmente nei primi mesi, quando sembra che non stiano andando da nessuna parte con le loro lezioni. Le persone anziane, d'altra parte, hanno spesso più determinazione e motivazione.
questo le mette in buona posizione quando si tratta di quell'ingrediente indispensabile per il successo: la pratica regolare quotidiana. Quanto all'età avanzata, potersi trovare incoraggiamento nel commento di un professore universitario: se la vita è gratificante e le persone continuano a usare i loro talenti, continueranno a crescere intellettualmente, indipendentemente dall'età. Si dice che Arturo Toscanini, il quale dirigeva tutti i concerti a memoria, abbia imparato a memoria l'intera partitura di un'opera. Ogni parola, nota e segno dinamico per tutti i cantanti e gli strumenti all'età di 85 anni. Scegliere lo strumento giusto. Il chitarrista Brett suggerisce: non preoccuparti di imparare uno strumento che non ami. Non metterai mai il tuo cuore nell'apprendimento e nella pratica necessaria a meno che tu non sia veramente attratto dal particolare strumento che scegli. Questo è un buon consiglio. Quindi, di tutti gli strumenti che hai ascoltato, quale sarà quello adatto a te? Come Brett, molti giovani sono attratti dalla chitarra. Sicuramente uno degli strumenti più popolari oggi. Una chitarra può accompagnare il canto, può dare il ritmo e l'armonia ad altri strumenti e può eseguire degli assolo. Un altro vantaggio della chitarra è che può essere facilmente trasportata ovunque, all'aperto e al chiuso. Imparare gli accordi di base e la diteggiatura è relativamente facile e una semplice chitarra non è costosa. Anche gli strumenti a tastiera come il pianoforte e l'organo elettronico sono molto popolari. Possono essere studiati con l'aiuto di un insegnante o di uno dei tanti corsi semplificati disponibili. Sebbene il pianoforte non sia portatile, non è raro trovarne uno nei luoghi in cui si riuniscono gli amici. Fornire accompagnamento agli amici che cantano in gruppo è solo uno dei piaceri che anche uno studente relativamente nuovo nello strumento può godere. Ci sono anche organi elettronici con dispositivi integrati che forniscono ritmi ed effetti musicali speciali. Poi c'è la fisarmonica, che ha pulsanti per la mano sinistra per produrre accordi di basso. Semplici melodie, di solito, possono essere suonate su questi strumenti solo dopo poche lezioni. Tuttavia, c'è una grande varietà di strumenti musicali. Generalmente sono divisi in quattro categorie: fiati, ottoni, percussioni e archi. I fiati più noti sono flauto, ottavino, oboe, clarinetto, fagotto e sassofono. Nella sezione degli ottoni troviamo tromba, corno francese, trombone e tuba. Le percussioni includono batteria, piatti, xilofono, tamburello e timpani. E infine le corde includono arpa, mandolino, chitarra e la famiglia dei violini: violino, viola, violoncello e contrabbasso. Molte persone si commuovono profondamente ascoltando la bella musica prodotta dagli archi, in particolare dal violino. Ma ricorda, per imparare a suonare il violino, qualsiasi strumento a corda che appartiene alla stessa famiglia, devi avere un buon orecchio musicale naturale, perché non hanno tasti come una chitarra o un pianoforte. Suonare correttamente le note dipende dal posizionamento delle dita in modo preciso sulle corde, e si deve fare affidamento sull'orecchio per confermare l'accuratezza e la purezza del suono. Gli ottoni e i legni richiedono polmoni forti e sani per fornire un flusso costante di aria o respiro. I toni su tutti gli ottoni sono prodotti dalle labbra del suonatore,
che vibrano sul bocchino. Per suonare il piano, devi imparare a usare una serie di tasti, mantenendo un flusso d'aria costante attraverso lo strumento. La maggior parte delle persone pensa a piatti, rullanti, timpani, grancasse e così via, semplicemente come strumenti per fornire sottofondo ritmico o per tenere il tempo. Ma c'è di più. Oltre a un acuto senso del ritmo, c'è molto che un musicista deve imparare sulla tecnica per gestire bene la varietà di strumenti. E un percussionista abile e sensibile è un vantaggio per qualsiasi orchestra. Quando in alto puntare? Quindi, stai pensando di prendere in mano qualche strumento musicale? Ricorda, non mirare troppo in alto o passare troppe ore cercando di raggiungere quasi la perfezione. Potresti facilmente perdere del tempo prezioso. Puoi imparare a suonare, forse non come un virtuoso, ma abbastanza bene da portare molto piacere a te stesso e a coloro che ascoltano la tua musica. Ricorda, se le persone continuano a usare i loro talenti, continueranno a crescere intellettualmente, indipendentemente dall'età.